mozione chiede che si aderisca alla campagna La fame non si specula e quindi conseguentemente al Comune di Milano di verificare se ci sono degli investimenti da parte del Comune diretti o indiretti in derivati o in communities agricole o alimentari e chiede conseguentemente di vendere. Per quanto riguarda l'argomento della fame e della speculazione sui beni primari, ovviamente la nostra posizione è di totale sostegno a questa campagna. Se posso suggerire una piccola modifica nel secondo punto degli impegni alla Giunta, si dice adoperare affinché il Comune di Milano, nella gestione della propria liquidità, non faccia più ricorso a prodotti finanziari derivati i cui indici siano legati in qualsiasi modo a commodities agricole. E chiederei di poterlo modificare con adoperare affinché il Comune di Milano, nella gestione della propria liquidità, non faccia più ricorso a prodotti finanziari derivati. Hanno risposto all'appello 24 consiglieri, pertanto la seduta non è in numero legale. Allora, possiamo passare all'attività della seduta. Ci sarebbe a questo punto da affrontare il problema di una mozione sulla quale è caduto il numero legale, è la mozione numero 50, che però mi risulta, mi è data comunicazione che il consigliere Gibellini ritiene di ritirare. Se brevemente lo può dire a microfono, grazie. Sì, Presidente, ho già depositato il ritiro della mozione, anche alla luce della discussione lunga e approfondita che si è tenuta nell'ultima seduta del 2011 e mi avverto, insomma, che depositerò una nuova mozione che sostituisce questa, insomma, che andrà in coda chiedendo che venga discussa al più presto. Grazie. Grazie. Allora, la mozione numero 50 è ritirata. Il consigliere Calise è iscritto a parlare. Prego, consigliere Calise. Grazie, Presidente. Scusate, scusa, se la riunione dell'ufficio di presidenza del gruppo del Popolo delle Libertà non avvenisse in aula, credo che... No, la Rozza è un'interlocutrice del gruppo. Ho detto, la riunione... No... Prego, consigliere Calise. Grazie, Presidente. Caggiafà. Farò in modo di parlare piano per non disturbare la riunione in corso in seduta. Il consigliere Calise è iscritto a parlare. Prego, consigliere. Grazie, Presidente. Scusate, scusa. Se la riunione dell'ufficio di presidenza del gruppo del Popolo delle Libertà non avvenisse in aula, no, la Rozza è l'interlocutrice del gruppo. La riunione. Ma... Prego, consigliere. Grazie, Presidente. Farò in modo di parlare piano per non disturbare la riunione in corso della seduta. Il consigliere Calise è iscritto a parlare. Prego, consigliere. Se la riunione dell'ufficio di presidenza del gruppo del Popolo delle Libertà non avvenisse in aula, no, la Rozza è l'interlocutrice del gruppo. La riunione. Ma... Prego, consigliere. Grazie, Presidente. Farò in modo di parlare piano per non disturbare la riunione in corso della seduta. E prima di tutto tengo a rassicurare l'assessore che sappiamo benissimo che questo è un procedimento iniziato sotto la Giunta Moratti e sì, nel 2005, ancora prima, Albertini, scusate. E sono andato un po' a ricercarmi tutti i documenti del caso e in particolare il bando di gara e di fatto
cosa c'entra questo acquisto. All'inizio infatti una delibera dove di fatto andavamo a comprare verde mi ha suonato sempre fantastico, poi andando a cercare un po' meglio abbiamo scoperto che con questa annessione di territorio si sblocca dell'edilizia residenziale in quell'area per 14.500 metri quadrati. Attualmente ovviamente in stato verde, viene utilizzato dal circo molto spesso quel terreno. Guardando il bando di gara, quindi, ovviamente è un documento completo fatto insieme al Politecnico di Milano, condividiamo le linee guida per cui è stato fatto questo, soprattutto dal punto di vista di collegamento di percorsi urbani. Sappiamo che c'è la ferrovia che taglia il quartiere. Allo stesso tempo però, in coerenza col programma del Movimento 5 Stelle, non possiamo condividere un utilizzo di suolo pubblico degli pochi spazi verdi che rimangono in questo momento, soprattutto in quell'area. Consigliere Carise, io non, da piccolo a me piaceva, dice, adesso mi metto la fascia tricolore e sciolgo la donata sediziosa, però dopo averlo detto, se non smettete di parlare diventa difficile, eh? Io mi sono sforzato di non sentire, ovviamente, mi sembra, nel mio caso non aggiungere niente, penso che basti il comportamento e quanto ci allontaniamo da questo, comunque continuo. E, per questo il rispetto del nostro programma è in coerenza con lo stop del consumo di suolo, anche in questo caso non possiamo condividere la annessione di questo spazio verde, che ovviamente sarà vincolante per, come dice la delibera, per la realizzazione di questo spazio. Infatti, ovviamente è solo una mia teoria, ma credo che questo spazio verde, visto il progetto vincente, serva per far tornare gli indici volumetrici. Senza questo spazio verde non si può costruire. Allo stesso tempo, quindi, ricordando che l'immobile sarà costruito in uno spazio attualmente verde per 4.500 per 14.525 metri quadrati di superficie complessiva e che i 27 milioni di euro previsti per l'opera verranno nel 2006 previsti come proventi da cessioni di azione AEM, ovviamente non possiamo condividere il consumo di suolo in quest'area e preannunciamo il nostro voto contrario, ovviamente consci che questa è stata una scelta dell'amministrazione passata e che speriamo operazioni di questo tipo, in particolare di housing sociale, dove sappiamo c'è richiesta e dall'altra parte sappiamo che ci sono molti immobili che non vengono utilizzati correttamente, si cerchi prima di tutto di riqualificare ricostruendo in zone già edificate, salvaguardando il pochissimo verde che ci rimane. Grazie Presidente. Grazie a lei, consigliere Calise. Binario 21 chiama a Milano, questo è il messaggio che ci hanno dato dal presidio, sono felice di poter portarlo direttamente in consiglio comunale. Credo che prima di tutto sia un dovere di ognuno di noi andare al presidio e capire di cosa si tratta, farsi dare il rapporto che i ferrovieri hanno scritto e analizzare la situazione. Qui si tratta ovviamente oltre agli 800 lavoratori che rimarranno a casa, si tratta di togliere un servizio pubblico. I Treninotti di fatto svolgevano questo su un monopolio naturale, la rete ferroviaria italiana, che è pagata con i soldi dei cittadini italiani. Questo servizio se ne va, e ricordiamolo, era un servizio economico che collegava le città del nord a sud e che permetteva anche a persone anziane, ad esempio, di poter fare viaggi di lunga percorrenza, che altrimenti non potrebbero fare. Basta pensare che sui Frecciarossa, sui treni che andranno a sostituire questi, non ci saranno letti. È un servizio che se ne va, un servizio pubblico, al contrario arriva la speculazione anche in questo campo. Al posto dei treni notte ci saranno più cambi di treni e quindi in molti casi anche un costo maggiore. Questo ovviamente è speculazione su un monopolio naturale che non è accettabile, è un servizio pubblico che se ne va. Quindi ovviamente
Rilancio l'appello dei lavoratori di andare a trovarli, di portare qualcosa che fa sempre piacere, dato che fa freddo in questo periodo, e di lanciare il messaggio quindi da questo presidio e per ricordare la situazione di questi 800 lavoratori e di un servizio pubblico che se ne va. Binario 21 chiama Italia. Grazie a tutti. Grazie consigliere Calise.